Sì, finalmente la vittoria che era mancata nelle ultime partite, non per demerito, ma perché comunque sia abbiamo incontrato degli avversari che ci hanno messo in difficoltà e non ci hanno consentito di vincerla. Oggi abbiamo giocato una partita, secondo me, sicuramente non bella. Nel primo tempo ancora di più, poi nel secondo tempo la qualità si è vista, anche la corsa si è vista, però nel primo tempo abbiamo approcciato proprio male, forse abbiamo un pochettino preso sotto gamba la partita. Io ho detto ai ragazzi qualche settimana fa che il campionato si vince giocando queste partite qua e non gli scontri diretti, perché trovare gli stimoli quando giochi contro chi sai che è forte come te è molto più semplice. Trovare gli stimoli quando giochi con squadre che sulla carta potrebbero apparire più deboli, poi è difficile, e poi trovi squadre come questa che alla fine ti hanno messo anche in difficoltà nel primo tempo. Magari se le rivediamo le azioni sono sempre problemi che ci siamo creati da soli, perché alla fine abbiamo regalato dei palloni che hanno consentito a loro di andare davanti al portiere. È stato bravissimo Di Gennaro in due o tre occasioni, soprattutto sulla punizione. Però poi alla fine quello che contava è la vittoria è arrivata. Le faccio una domanda tecnico-tattica e poi parliamo di altro, Presidente. Riferimento ai primi 20 del secondo tempo, perché in cronaca, e l'abbiamo anche confermato con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, quando è stato un po' rimodellato quel 4-3-3 con Giambo a destra e Memuscia a sinistra, si sono viste anche le sgroppate di Frascatore, di Bocic, si sono visti i movimenti elementari che il Pescara può e deve fare e stava facendo una gran partita. Sì, ma nel primo tempo credo che l'idea del mister non ci fosse quella di giocare 4-3-3, ma di giocare magari con un 4-2-3-1. E quindi era diversa proprio la disposizione. Lui ha Poi, detto 4-3-3 qui prima, però io non l'ho non lo visto. so, io ho visto da sopra, dalla tribuna, mi sembrava con Memusce un pochettino più avanti, dietro la punta, però al di là di quello, gli schemi, i moduli lasciano il tempo che trovano. Questa è una squadra che con i giocatori che ha a disposizione può giocare come vuole, quindi non è che prima abbiamo fatto male, prima anche giocando 3-4-3 abbiamo fatto comunque delle bellissime partite, abbiamo fatto credo un secondo tempo a Chiavari molto molto bello, per cui non è una questione di modulo, è una questione di applicazione. E in molti casi oggi, per esempio, è entrato Zappella e ha fatto quello che dovrebbe fare quando magari gioca e fa il quinto. Quindi, Compre da mezzala. nell'idea del mister questo c'è, quindi adesso ci vorrà un po' di tempo per capire certi movimenti, però una volta capito, cioè, voglio dire, non è una questione di 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1, quello che sia. Questa è una squadra che oggi ha dimostrato che può giocare come vuole con gli interpreti che ha, perché non ci dimentichiamo che abbiamo ancora fuori Rizzo, abbiamo fuori Valdifiori che non stava bene, quindi abbiamo fuori Galano che non è sicuramente un giocatore così da scartare. A proposito di Galano? A proposito di Galano non c'è nulla, io l'ho sempre detto, se potete non me la fate più questa domanda di Galano, perché sennò sembra che Galano, se non ci sta Galano non possiamo Allora la giocare. facciamo perché un giocatore con quelle qualità non vederlo in Ho campo capito, è però da se domanda. è un giocatore con quelle qualità, io se sono Galano con quelle qualità che ho faccio tutte le partite da titolare e faccio 27 gol in questa categoria. Mi dice come stanno Rizzo, Drudi e Valdifiori quando sono pronti per tornare? Rizzo aveva quel problemino fisico, poi ha avuto l'influenza, quindi a casa con l'influenza. Per fortuna ha fatto anche il tampone ed era negativo, adesso ne rifarà uno di controllo e poi credo che rientrerà. Quindi con il Modena. Io mi auguro di sì. Drudi non lo so se sarà disponibile con il Modena, ma sicuramente a Siena farà parte del gruppo e Valdifiori credo che è stato 10 giorni con un problema, perlomeno da quello che so io, con un problema non di pubalgia, ma insomma una cosa del genere, per cui evidentemente il mister non ha ritenuto di convocarlo. Ultima da parte mia, poi do la linea allo studio. Quanto lo hanno fatto arrabbiare, Presidente, i 14 gol subiti che fanno del Pescara se una delle peggiori difese? Da oggi però Biancazzurri miglior attacco.
punto. Non mi hanno fatto arrabbiare, non mi fanno arrabbiare se facciamo un gol in più degli altri, non me ne può fregare di meno se prendiamo due gol ne facciamo tre. Il problema è che abbiamo preso due gol che ci hanno pareggiato le partite in questa maniera. Lì ti arrabbi perché potevamo obiettivamente, con un minimo di attenzione e di cattiveria agonistica in più, essere noi là davanti. Magari anche con qualche decisione arbitrale diversa nella quella reggiana, non ne parliamo più. Ma non solo con la reggiana, se dobbiamo parlare di decisione arbitrale dovremmo parlare parecchio, però sono passate e oramai non ti riportano punti, per cui guardiamo avanti e andiamo avanti. Studio. Flash per il presidente a fine primo tempo, perché il primo tempo, insomma, oggettivamente il Pescara ha fatto molta fatica, è sembrato anche confusionario perché noi non abbiamo capito con quale modulo stesse giocando, fosse stato schierato dal tecnico. Era preoccupato il presidente a fine primo tempo, al di là del vantaggio maturato nel finale? Ma Massimo, io su questa domanda ti rispondo come al solito. Io quest'anno, devo dire la verità, io non sono mai preoccupato quando vedo questa squadra, perché sono sempre consapevole del fatto che questa squadra da un momento all'altro possa fare gol, quindi la preoccupazione è giusta, ma non più di tanto, perché i valori tecnici che ha questa squadra, come qualche altra in questa categoria, sono evidenti. Poi è chiaro che dobbiamo essere più bravi ad essere più cattivi, ad interpretare certi momenti della partita in maniera anche più sporca, e non dobbiamo essere sempre per forza belli, non dobbiamo sempre provare la giocata a tutti i costi, quando qualche volta magari allontanare la palla dalla nostra area può essere solamente un vantaggio. Ultima per il presidente da Fabio Ferraresi. Ah, Fabio. Perfetto. No, io al presidente, che chiaramente saluto, volevo chiedere quanto pesa secondo lui, visto che oramai ha tantissima esperienza, vincere questo tipo di partite, se poi si vuole raggiungere un obiettivo importante che è quello di salire di categoria. Fabio, questa è la domanda delle domande, nel senso che proprio qualche settimana fa, parlando con l'allenatore, con i ragazzi, ho detto proprio questa cosa, no? Le partite che ti fanno vincere o non vincere il campionato sono queste, perché trovare gli stimoli in una partita come possa essere quella di martedì col Modena, piuttosto come è stata con la Reggiana, dove tutti avete visto che abbiamo fatto una grandissima partita, poi abbiamo perso ma abbiamo fatto una grandissima partita, come il secondo tempo di Chiavari, è più facile, perché tu sei stato giocatore, lo sai meglio di me, se giochi contro la Juve metti in campo il 200%, se giochi magari contro una squadra più piccola e lo fai in maniera diversa, perché non dico che la snobbi, ma un pochettino la prendi sotto gamba. Quindi per me hai ragione, perché basta fare i conti, se tu vinci quelle partite che devi vincere sei promosso. Posso fare l'ultima? Salutiamo il presidente. Sicuro? Sì, dimmi Massimo. L'ultima al volo, mi voglio muovere con congruo anticipo per essere ancora più precisi, a gennaio arriverà un altro centrocampista di interdizione? E questo è il problema di Pescara. Siamo alla metà di ottobre e stiamo a pensare a gennaio. Adesso pensiamo ad arrivare a dicembre e fare il meglio possibile. Poi a gennaio, se ci sarà da fare qualcosa, come al solito, la faremo senza tirarci indietro. Ah, ho capito. L'ultima proprio da parte mia, salutiamo il presidente. La partita con il Modena non serve la presentazione perché è la partitissima. Le volevo chiedere se è proprio vero che non è mai stato preoccupato finora quando ha visto tutti quei gol subiti e la Reggiana che si allontanava. Sicuro che non era preoccupato? No, perché ripeto, io non lo ribadisco. Quest'anno, nel vedere già le prime uscite di questa squadra, sono sempre stato più che convinto che questa squadra ha un potenziale importante per questa categoria e può fare sempre male all'avversario. È chiaro, dobbiamo stare attenti a non farci male da soli, perché oggi ci abbiamo provato in tutti i modi nel primo tempo.